3 maggio 1848, Papa Pio IX invia tramite Monsignor Carlo Luigi Morichini una lettera all'imperatore d'Austria, nella quale lo esorta a rinunciare al Lombardo-Veneto, ma mette anche ben in chiaro che egli non avrebbe partecipato alla guerra e che in nome della religione cattolica chiedeva la pace. La risposta del ministro degli esteri Asburgico è gelida. L'Austria possiede il Lombardo-Veneto per quei medesimi trattati che costituiscono la base giuridica del potere temporale della Chiesa. La lettera rientra a pieno nel doppio giochismo messo in campo dal pontefice per apparire impegnato sulla causa italiana senza parteciparvi direttamente.